Ritrovati, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie con il nostro focus periferie in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Consulta siamo... periferie Milano, Walter Cherubini, 69? Siamo alla 69esima puntata. Sì, è un percorso abbastanza lungo. Oggi non abbiamo ospiti, grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato abbiamo potuto dare uno sguardo periferico, visto dalla periferia, ecco, non visto dal centro, da altre parti, ma visto dalla periferia proprio. Allora, appunto, 12 marzo oggi partiamo a parlare di periferie da un quartiere qua vicino a noi. Noi siamo municipio 7, vicino allo stadio di San Siro. È arrivato un nuovo bando di Ale, Nuovi Luci a San Siro, un nome poetico così che si ricordi sempre, è un po' inflazionato anche dire, ogni volta che vai a San Siro, Luci a San Siro, è sempre quello, però un bando interessante perché va a toccare un tema che abbiamo spesso e volentieri ribadito qui, che è quello degli spazi commerciali o semicommerciali lasciati vuoti, e quindi che insomma, bisogna trovare un modo per riempirli, anche perché sono un costo per la collettività. Ma diciamo subito che il bando Nuove Luci a San Siro è in corso di svolgimento, e quindi proprio questa mattina e dopodomani ci saranno le visite per coloro che hanno chiesto di poter partecipare a questo bando e quindi di poter vedere questi spazi. Questi spazi sono 9 e sono distribuiti nel quartiere Aller San Siro. Ci sono degli spazi, diciamo così, veri e propri commerciali. E poi ci sono anche degli spazi che sono stati dismessi perché utilizzati da associazioni. Ce n'è uno, per esempio, utilizzato anche dalla Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti, che era un grosso scantinato. Ecco, quindi c'è una geografia abbastanza varia. Appunto alcuni utilizzati ma anche alcuni ormai da anni mai utilizzati. Pensiamo alla palazzina, diciamo così, cilindrica che hanno costruito in Piazzale Sigesta. Uh-huh. E che ha uno spazio commerciale oltre che un seminterrato, e questa non è mai stata toccata. Ho guardato delle foto anche su questo, ci guardo anche delle foto. Sì, di queste... sì, ci sono delle immagini proprio sugli spazi, spazi. C'è un'ex macelleria in Piazzale Selinunte, oppure c'è uno spazio commerciale in via Micene. Ecco, per cui sono abbastanza vari. Qual è la logica di questo bando? La logica di questo bando non è quella, diciamo così, commerciale. La logica di questo bando è quella di dare una rigenerazione socio-abitativa, e quindi c'è il tema sicuramente dell'attività, ma dell'attività con i risvolti sociali che ha nel quartiere. Perché non parliamo di rigenerazione abitativa e basta, ma socio-abitativa. Sì, direi che questo è fondamentale perché... nella dinamica di una città noi pensiamo che il quartiere Aller San Siro ha oltre 6.000 appartamenti, di cui 4.600 di proprietà Aller, perché gli altri sono stati nel tempo venduti a inquilini e quant'altro. Ha una popolazione di circa 11.000 abitanti, quindi una popolazione consistente. È chiaro che lì c'è l'asilo, c'è la scuola,
quindi ci sono anche tutta una serie di servizi, e quindi è quella di una dinamica sociale, e quindi una dinamica sociale che ha visto, e questo qui è uno dei punti cardini se si vuole cercare di risolvere il tema dei quartieri popolari di edilizia residenziale pubblica, è quello della sedimentazione sociale, perché se noi continuiamo a mettere in queste case persone deboli, che hanno situazioni critiche, è chiaro che faremo un concentrato di vari malesseri. D'altro canto uno può dire, va bene, ma le persone che hanno più difficoltà hanno bisogno della casa pubblica. Ecco, questo è vero, però c'è un quadro d'assieme che noi dobbiamo tenere come contesto generale. Quando parliamo di Milano, parliamo di un patrimonio di edilizia residenziale pubblica abitativa di 70.000 abitazioni, 70.000 appartamenti, che sono divisi oltre 28.000 di proprietà comunale gestiti da Metropolitana Milanese e invece 40.000 di proprietà regionale gestiti da ALER. 7.000 appartamenti però, circa 7.500 appartamenti però non sono utilizzati. Allora, c'è sicuramente lo spazio e continuano a non essere utilizzati. Poi ci sono anche in tutte le zone, possiamo immaginare, diciamo, quasi 700 forse inutilizzati sono nel quadrilatero di San Siro. Sì, nel quartiere, ecco, ma diciamo così che mentre Metropolitana Milanese, da quando ha assunto la gestione fine 2014, ha cominciato con un'opera di censimento. E ricordiamo che rimasero stupiti anche loro dal numero di case che si ritrovavano in più rispetto a quelle pensate. Nell'opera di censimento di queste 28.000 abitazioni, man mano che si andava avanti si dicevano, va bene, ci sono 2.000 appartamenti che non sono utilizzati e ce n'erano circa 1.700 occupati abusivamente. Però quando si è arrivati alla resa dei conti, gli appartamenti in una maniera o nell'altra inutilizzati erano 3.500. Wow. Allora questo qui era il grado di confidenza sulla conoscenza della gestione del proprio patrimonio abitativo. Poi direi che fai un applauso invece appunto al Metropolitana Milanese, che ha capito che forse non avevano il posto d'azione e da subito ha detto, prima facciamo i conti, contiamoci, allora, così almeno. Allora, Chiale invece non l'ha fatto. C'è da dire anche una cosa, che per sedimentazione storica la popolazione delle case popolari comunali ha un grado di difficoltà che è inferiore. Noi pensiamo che le prime case popolari non erano date a chi non aveva bisogno, ma furono proprio quelle dei primi anni, addirittura prima della guerra, come nel caso per esempio di Aler San Siro, del quartiere San Siro, oppure subito dopo la guerra, dove si dava alle persone, chi cercava di veniva a Milano e veniva a lavorare, e anche successivamente. La situazione, diciamo così, di marginalità e di addensamento delle situazioni marginali delle case popolari è degli anni, diciamo così, meglio, dei decenni più recenti, perché ormai è un problema che si trascina da decenni anche questo, della concentrazione di persone anziane, come abbiamo detto, di persone che hanno problemi psichici, anche ce ne sono parecchi. Il quartiere Aler San Siro ha qualcosa come circa 700 persone che sono in carica al servizio. Ecco, questo dà l'idea allora della necessità di una rigenerazione socio-abitativa. Questo è il punto. Questo è il punto della rigenerazione socio-abitativa. Questo è il punto, mi aspettavo un in effetti però, volevo continuare, ma okay, se no diventa un brodo lunghissimo. Però ti chiedo questo, questo nuovo bando di Aler appunto arriva in una zona, quella di San Siro, dove San Siro è rimasto fuori dal bando delle periferie del comune di Milano. Però tu dici, sì, è rimasto fuori, ma perché c'era un progetto ancora più grosso su San Siro, giusto? No, beh, diciamo che è importante, allora, è importante avere memoria storica e anche memoria dei conti. Giusto. Questo qui è uno dei punti fondamentali. Allora, con il cosiddetto piano periferie, che adesso si è tramutato in piano quartieri, poi qualcuno dice che non è proprio un piano quartieri, insomma, il tema è abbastanza complesso e
non lo si può individuare volando a colpo d'uccello, no? A volo d'uccello, no, bisogna proprio entrare nelle cose e conoscere. Allora, innanzitutto noi dobbiamo dire che avviati nel 2004 circa, tutta una serie di quartieri popolari milanesi sono stati interessati dai cosiddetti contratti di quartiere. Con i contratti di quartiere c'erano sostanzialmente cinque quartieri più un altro paio di quartieri che si sono poi uniti, diciamo in questa maniera, però per l'asse di partenza dei cinque contratti di quartiere c'è un investimento di 238 milioni di euro. Nell'ambito di questi 238 milioni di euro, il quartiere Aler San Siro ha avuto un fondo di circa 46 milioni di 46 euro, milioni di euro. 46 milioni di euro, quindi stiamo parlando di cifre importanti. È chiaro che adesso hanno fatto il nuovo, diciamo quello che era stato presentato come piano periferie, che così ci intendiamo, che vale un complessivo di 360 milioni di euro, dove un centinaio di milioni di euro sono ad appannaggio del quartiere Giambellino Lorenteggio. Ecco, questo tanto per avere i quadri. Quindi il tema del quartiere San Siro, per certi aspetti, non è che è rimasto Fatto, fuori, ci sono ancora adesso i lavori in essere di questo contratto di di questo contro di quartiere. quartiere. È molto interessante quando hai parlato appunto di rigenerazione socio-abitativa, che appunto viene data in questo momento come attore a Ale o MM, a Comune al massimo. Sono gli unici attori che possono mettersi in campo per fare appunto questa rigenerazione socio-abitativa? Nel No, ci senso di Milano, intendo, delle Allora, periferie. ci sono varie possibilità, anche ci sono delle associazioni, delle cooperative che hanno anche chiesto e vinto anche dei bandi per la gestione di alloggi pubblici con determinate caratteristiche, cioè quelle di darle alle persone che hanno bisogno, e quindi gestiscono loro. Per esempio, c'è un'esperienza abbastanza interessante che è quella di Dar Casa, che è anche presente a San Siro, che gestisce circa 500 appartamenti di proprietà pubblica a Milano, molto spesso appartamenti cosiddetti sotto soglia, e cioè le costruzioni in origine, decenni che furono, avevano anche dei piccoli monolocali inferiori a 28 metri quadri. Oggi questi piccoli monolocali non possono più essere, non sono più considerati di abitabilità e quindi anche Siamo di. cresciuti nel frattempo, per quello non ci stiamo più dentro in 28 metri No, quadri, non chissà ci stiamo più perché. dentro, ma noi teniamo conto di una cosa, che È interessante sapere, comunque. insomma, 50 anni fa in 28 metri quadri ci potevi vivere, Ma adesso ecco, no. noi pensiamo È un strana questa attimino, cosa. lasciando perdere valutazioni positive e Sì, negative, no. andiamo verso una famiglia che è mononucleare, Sì. quindi di uno solo, no? Poi a Milano ci sono tantissimi studenti che vengono, abbiamo qualcosa come 70.000 studenti fuori sede, dei circa 200.000 che frequentano le nostre 15 università o accademie universitarie, quindi una popolazione enorme che non ha bisogno di grandissimi spazi, e potrebbe anche questa essere una popolazione che, come era già stato fatto con un bando precedente, che era stato promosso dal Comune di Milano, in particolare nei quartieri Niguarda, Prato Centenaro e poi Via del Turchino in zona 4. Ecco, aveva messo a disposizione 24 appartamenti che sono stati assegnati a tutta una serie di giovani, lavoratori, studenti, soprattutto lavoratori, che però si impegnavano a fare anche qualcosa per il quartiere. Questo è uno dei, direi, punti fondamentali dal punto di vista della rigenerazione socio-abitativa. Perché mi è stato detto, sì, vengono dati anche a determinate società pubbliche comunali per i loro dipendenti.
mettiamo per ATM e situazioni di questo genere. Però un autista dell'ATM che viene ad abitare in un monolocale, cioè viene, abita, fa il suo turno di lavoro e chiuso e morta lì. Invece il tema della rigenerazione socio-abitativa è quello di esserci, ma con la consapevolezza di voler fare qualcosa per il territorio. Questo bando del Comune di Milano, mi riferisco, che è data, diciamo così, 4-5 anni fa. Però appunto rispetto a un panorama, noi abbiamo circa Milano tra Alere e Comune 1200 sotto soglia, di cui un terzo non era utilizzato e quindi poteva essere preso per una rigenerazione socio-abitativa anche con accordi con l'università, con associazioni, proprio in questa logica. Ma si va avanti per progetti, ai 24 appartamenti ci si è fermati. Allora, Come questo è. spesso si riscontra, grandi Allora, progetti, bei progetti che funzionano, che però passano alle forfalle a regime, no? c'è una progettualità, Milano è ricchissima di progettualità, ma non diventano mai politiche, cioè non hanno mai un orizzonte. Allora il tema è, ma questi 9-10 spazi commerciali che ci sono a San Siro, mi permetto anche di fare una sottolineatura, non sono frutto del caso, ma sono frutto di una presenza. Adesso la commissione valutatrice delle risposte al bando è composta da Regione Lombardia, da Aler e dal Politecnico di Milano. La condizione del Politecnico di Milano direi che non è una condizione solamente tecnica, sono il Politecnico, hanno la facoltà di architettura, ma è frutto di un impegno significativo di quello che è Mapping San Siro, che era un'iniziativa didattica di Perché ne parli al ricerca-azione. passato, Walter? Perché io? E Mapping San Siro era e Ah, ancora e ok, no, continuerà a essere ok. anche se cambia Insomma, mi viene una sede. No, brutta no, da Via notizia. Abbiati è quello, siccome lo spazio dove attualmente c'è Mapping San Siro, che è appunto questa aula didattica di 30 metri quadri dove 2 giorni alla settimana docenti e studenti della facoltà di architettura fanno Non mi lezione. sono vero proprio Normalmente, lezione, no? adesso si sposteranno in via Giganti in uno spazio anche un pochettino più ampio, eccetera. Ma parte tutto un pochettino da qui possiamo vedere questo Vuoti documento a rendere. Vuoti a rendere, che era il Questo qua frutto di facciamo vedere un'iniziativa bene. Ah, c'è la copertina. No, c'è la copertina in regia. Vai Marco, fammi vedere pure la copertina in regia, è inutile, te la faccio vedere pure io, perfetto, del grazie. Politecnico di Milano, che appunto aveva dato la disponibilità in un progetto polisocial molto ampio anche al Comune di Milano di poter fare qualcosa per la città, per cui non vivere all'interno delle quattro mura scolastiche, ma di andare fuori. Uno di questi, rispetto a tante iniziative, però diciamo che ha una peculiarità Mapping San Siro, purtroppo che è una situazione unica. Cioè, Mapping San Siro, questa possibilità di ravvivare anche il tessuto sociale di un quartiere popolare, andando a fare didattica sul campo, è interessante. Quando ci furono sguinzagliati una quarantina di studenti, che rimasero per un po' di tempo, e andarono a conoscere il quartiere, visitando le case, incontrando le persone, e soprattutto le persone anziane videro con una certa soddisfazione: ho qualcuno che si occupa di noi. Quindi, noi dobbiamo utilizzare le risorse che ci sono nella città in maniera anche oculata e intelligente. Noi da una parte possiamo favorire lo studio di coloro che, dei nostri ragazzi, che poi siano milanesi piuttosto che vengono da altre parti e magari anche dall'estero, questo è un aspetto ulteriore, ma gli consentiamo di fare la loro didattica, di studiare al meglio, nello stesso tempo loro rigenerano essendo presenti sul territorio. Ora potrebbe essere interessante che queste aule didattiche se ne aprisse una per ciascun quartiere. Diciamo che qui il passo non è breve, però c'è sicuramente questa sperimentazione e questa sperimentazione proprio vuoti a rendere, il libro era proprio, ha fatto un'analisi di tutte le proprietà comunali Oh. che ci sono a Milano e quindi Ma ricordiamo che vedendo, non è un libro fatto dal comune.
No, no, questo qui è uno dei quaderni di Polisocia, quindi del Politecnico di Milano, anche se patrocinato dal Comune, sì, quindi fatto in, venne presentato a un fuorisalone del 2014, al quartiere di Via Solari, okay, quartiere umanitario di Via Solari. Ecco, quindi è frutto di questo percorso di attenzione dell'università a dire: ma sentite, abbiamo tanti spazi, in particolare quelli che sono i negozi a terreno, perché non li utilizziamo, dato che ne abbiamo tanti. Ecco, il tema è abbastanza vecchio, mi viene da dire, perché tu mi hai fatto qui un libro bellissimo del 1984, doveva fare un po' il catalogo delle proprietà comunali. E era molto interessante capire che forse già all'epoca si capiva che il problema poi sarebbe stato quello di gestirle queste proprietà, adesso che poi siano MM, che siano ALE, ma insomma, cos'è questo bellissimo catalogo che ci hai portato, Walter? Che mi interessa allora, molto. Allora, lo scorso 22 febbraio, Regione Lombardia e ALER sono andati nel Municipio 7, il Consiglio di Municipio, e hanno illustrato questo appunto bando Nuove Luci a San Siro. Va bene l'illustrazione, apprezzata anche dai presenti. Ecco, diciamo che c'è un piccolo problema. C'è troppo storytelling, sai che non so che a te non piace troppo quando c'è troppo storytelling. No, non facciamo troppo storytelling. Diciamo che andando al dunque va bene, d'accordo, ma il municipio, che è l'articolazione territoriale dell'amministrazione comunale a Milano, che competenze ha sul tema casa e tema abitare? Zero. L'edilizia residenziale pubblica tra l'altro, sì, sì, perché ha una certa competenza su quella privata, invece su quella pubblica non ce l'ha. Però non è che il decentramento milanese, che data dal 1968, operativamente dal 1969, e quindi diciamo che sono tra l'una e l'altra cosa 50 anni, eh sì, sono 50 anni, compiamo quest'anno 50 anni di decentramento. Allora possiamo dire, ma abbiamo fatto dei passi avanti o dei passi indietro? Dal punto di vista dell'abitare, il regolamento del 1977, l'articolo 19, se non mi ricordo male, prevedeva che potessero essere di competenza, con accordi con l'allora Istituto Autonomo delle Case Popolari, tutta una serie di elementi del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. E infatti anche le zone, che allora erano 20, qui abbiamo un catalogo delle proprietà comunali della zona 18, e anche gli allora consigli di zona erano dotati di una documentazione per cui dalle case alle proprietà comunali, il terreno e quant'altro, anche chi faceva il consigliere di zona poteva andare a vedere e capire un terreno come mai fosse incolto, non abitato, non utilizzato. Con il regolamento del 1977, quindi 20 anni dopo, questa possibilità e questa disposizione, diciamo che in precedenza non ha avuto particolare applicazione, ma questa disposizione è stata cassata. E anche adesso, dove abbiamo i municipi con il regolamento del 2016, i municipi, che hanno anche gli assessori, non hanno alcuna competenza in merito. Quindi il passaggio, tra virgolette, della regione, dell'ALER, il municipio, dal punto di vista pratico non ha alcun effetto, perché non hanno alcuna competenza i municipi. È un bene e un male. Noi diciamo che il tema delle periferie è un tema di lontananza e di distacco. E quindi c'è un caso un pochettino emblematico che scherzosamente viene un po' posto in rilievo, in quel di Quinto Romano, delle realtà associative cercavano degli spazi comunali e quindi andarono al comune, questo ancora qualche anno fa, andarono al comune a chiedere e a verificare la possibilità di avere spazi, d'esistenza di spazi in una determinata corte. L'addetta, molto disponibile e molto cordiale, fece vedere tutte quante le situazioni di occupazione degli spazi, quelli che erano vuoti, e rilevò tra le altre cose che c'era una signora, la signora Rachele, che peraltro era morosa da 30 anni. Ecco,
le persone che c'erano delle associazioni che conoscevano abbastanza il territorio, fa: sì, guardate, sarà anche moroso, però è morta da 30 anni. Aveva motivo, povera donna. Allora, c'è un tema di organizzazione e nello stesso tempo c'è anche un tema di regole. Perché noi abbiamo tanti spazi inutilizzati? Se ci spostiamo, tanto per rimanere sempre nella zona dell'Aler San Siro, abbiamo parlato di Quinto Romano, andiamo verso Quarto Canino, sì, e parliamo di spazi utilizzati o non utilizzati. Allora, questo bando innanzitutto è fatto in questa maniera. La regione ha messo in campo una somma di 200.000 euro. Questi 200.000 euro vanno sostanzialmente per la ristrutturazione degli spazi, okay, e quindi tutta la ristrutturazione, poi con quota parte della locazione, quindi quando parliamo di parliamo di spazi da 20 a 200 metri quadri, a seconda di cui, però ci sono anche un sottotetto per esempio, ci sono anche alcuni scantinati, parliamo di locazioni tra i 17 e 27 euro al metro quadro, che sono il 50% attualmente di quelle che sono i normali canoni definiti da Aler. Le spese vanno a seconda dei casi da 5 a 31 euro al metro quadro, a seconda delle allocazioni. Prezzi al mese questi sono, però. Prezzi al mese. Stiamo parlando di al metro quadro parliamo di euro. Ah, ok. No. E dopodiché ci sono dei costi di ristrutturazione che vanno nelle case più semplici 4-5 mila euro, ma arrivano fino a quasi 70 mila euro. La regione interviene coprendo sostanzialmente tutti i costi di ristrutturazione. Ecco, questo qui è un dato abbastanza importante. Però noi facciamo il paio anche con la stessa gestione di Aler. Aler ha nell'area di Quarto Canino due aree commerciali piuttosto grandi, che sono ormai utilizzati da almeno un decennio. Sì, prima ho visto forse la foto appunto di queste zone commerciali tonde. Per la logica dei condomini misti, perché appunto ci sono la copresenza di privati e di Aler, invece in questo caso pagano spese condominiali un po' più di 11.000 euro l'anno per ciascuno di questi negozi, quindi vuol dire circa 22.000 euro, vuol dire che in questi 10 anni ci siamo fatti fuori 220.000 euro per non utilizzare niente e lasciare nell'abbandono e nel degrado delle aree pubbliche. Questo è uno dei punti. L'altro aspetto ancora, per cui facciamo un'altra esemplificazione abbastanza interessante. Dicevamo che l'Aler San Siro c'è una presenza significativa di persone che hanno problemi psichici e quindi sono serviti dal relativo servizio. L'idea era quella di portare il servizio dove c'è il luogo del bisogno. E quindi c'è in via Zamagna uno spazio molto grande che era precedentemente l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Ma aveva fatto anche di questo, va bene, giusto? Sì. Sì, che è molto taggata, diciamo così, la si vede immediatamente. E l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia è chiuso dal 1975. Quindi il tentativo è stato quello di utilizziamo questo spazio per mettere questo tipo di servizio. Allora, come è andata a finire? Che erano tutti quanti coinvolti, dalla regione, dal policlinico, il comune di Milano, i vari servizi, l'Aler. Bene, quando si è arrivati al dunque, dove l'area sanitaria si faceva carico della ristrutturazione, il policlinico della gestione e quant'altro, è saltato fuori: va bene, ma chi è che paga l'affitto? Perché se io Aler, che sono un ente economico pubblico e sono soggetto alla Corte dei Conti, al controllo della Corte dei Conti, do gratuitamente uno spazio, si basi tra l'altro per un servizio pubblico riconosciuto, ecco, non lo posso fare.
E quindi come è andata a finire? È andata a finire che le persone che hanno bisogno nel quartiere San Siro del servizio non ce l'hanno, lo spazio rimane lì nel degrado, punto. Allora c'è un problema anche di regole, come sono fatte le regole? Perché sono delle regole che sono esattamente contraddittorie, invece di incentivare l'utilizzo non si incentivano. Ecco Walter, siamo in chiusura su questo tema, so che è un tema caro a Consulta Periferia Milano, tanto da farlo diventare anche materia di studio all'interno della vostra scuola di periferia. Cioè le regole esistono, vanno rispettate, ma non sono scritte, diciamo, nella pietra, si possono cambiare, anzi ecco, forse io, abbiamo di cambiarle. Ecco, io direi delle regole, ma ci sono anche delle prassi. Allora, una prassi importante, crediamo che nella gestione dell'abitare, noi lo chiamiamo abitare periferico, mettiamolo così proprio, siamo Consulta Periferia Milano, ma non è questo il problema fondamentale. Allora, noi abbiamo una visione della gestione delle case, ma chiamiamole pure popolari, fatte dalla cooperazione abitativa, le cooperative a proprietà indivisa, che quindi non sono quelle che costruiscono e poi vendono gli appartamenti, ma sono quelle che le mantengono nella gestione. Allora, come hanno utilizzato questi spazi? Gli spazi li hanno utilizzato per metterci dentro il teatro, la biblioteca, lo spazio magari per gli anziani che possono andare lì, e il dopo scuola, la scuola italiana per stranieri, cioè hanno utilizzato gli spazi per una rigenerazione socioabitativa, attenti alla popolazione che c'era dentro, alle persone, gli anziani, lo spazio per l'associazione che viene a dare i pasti agli anziani che hanno maggiormente difficoltà. Ecco, quindi spazi liberi non ce ne sono, ma c'è un tessuto sociale che si anima, che viene valorizzato. È ecco, culturale poi, ecco, infatti, pensiamo ai teatri, ad esempio. Certamente, noi invece abbiamo degli spazi commerciali, appunto tra Aller e Metropolitana Milanese, sono circa 3.000 spazi, 900 sono vuoti. Questo è il punto fondamentale. Allora, ma come si fa? Ecco, basterebbe delle volte alzare la cornetta, chiamare qualcuno che gestisce, che è già fatto, cooperative, ho in mente la cooperativa Abitare che gestisce 2700 appartamenti, c'è cioè il teatro della cooperativa di Guarda. Quindi ci può essere un interscambio senza nessuno che voglia essere quello che insegna agli altri, ma sicuramente tutti quanti abbiamo da imparare qualcosa. E a Milano ci sono tante realtà che possono insegnare. Ecco, il problema è che non si fa mai questo messa insieme, messa in comune, e il risultato, noi speriamo che non sia anche questo il caso, adesso ci sarà anche una sperimentazione al Grattosoglio analoga a quello che sta avvenendo all'Aller San Siro, ecco, magari che non siano degli episodi, perché purtroppo poi anche dal punto di vista politico gli assessori passano, e ne sono già passati da quando facemmo il progetto Abitare Popolare Periferico per la rigenerazione socioabitativa, era il 2012, sono già passati un pochettino di assessori anche regionali. Mi sembra che un tema che appunto non passa mai, anche visto le cose che ci hanno portato oggi, le pubblicazioni di oggi. Però appunto le persone passano, ma i temi rimangono. Ecco, dove quelli. Il tema, uno strategico, ma lo affronteremo in un'altra questione, è proprio quello della. Ma l'amministrazione, parliamo per esempio di quella comunale, è adeguata, è organizzata per gestire le periferie? La risposta è no, di tutta evidenza. Abbiamo il problema delle periferie, abbiamo i municipi, però che non hanno competenza. E allora è utile che ritorni a avere competenza. Perché lì, tanto se no non lo fa nessuno. Infatti, sempre sul tema appunto del decentramento e dei poteri da ridare ai municipi si torna, quindi bene, parleremo magari una prossima puntata. Adesso Walter, siamo in chiusura, ti dico che però insomma stiamo facendo qualcosa anche noi di Milano News, tutti i lunedì stiamo invitando a venire la sera con Night Milano i presidenti del municipio per parlare dei municipi, quindi insomma anche sperando che i cittadini stessi capiscono un po' meglio che cos'è il municipio, che non è solo un posto dove andare a lamentarsi, ma dove magari si può anche cominciare a ragionare insieme, a progettare insieme, e poi secondo me sarà opera dei presidenti dover andare, ecco, a battere i pugni, diciamo, sul tavolo a Palazzo Marino. Ecco, ma una sottolineatura. Adesso abbiamo parlato alcune volte dell'assessore alla mobilità, Granelli. E
che uno è chiamato spesso in casa da tutti i municipi. È chiamato in casa i municipi. Adesso c'è tutta questa vicenda qui della metropolitana milanese che si ferma, non si capisce perché, ci sono tutta una serie di incidenti, purtroppo quotidianamente quasi. Allora, è chiaro che l'assessore alla mobilità oggi del Comune di Milano su che cosa è concentrato? È concentrato su questa situazione qui. È chiaro che il tema del parcheggio da una parte passa tutto nel dimenticatoio, mentre noi abbiamo 9 assessori municipali alla mobilità che rimangono lì e la cosa che possono fare è andare a picchiare, a battere i pugni. Ma adesso se vanno dall'assessore Granelli o qualsiasi altro assessore a battere i pugni, prendono, li battono e se ne tornano anche a casa. Il problema di fondo è che dovrebbero avere loro la competenza per andare a vedere se un parcheggio inutilizzato deve essere utilizzato oppure no. È nel tuo territorio, non è che se ne deve occupare il Presidente della Repubblica. Allora il tema non è nemmeno quello che facciamo, l'impegno che ci mettiamo, ma è una riflessione organizzativa. Ma quello che facciamo ha un senso? Oppure, ma di che cosa ci sarebbe bisogno? Allora io rimando al regolamento del 1977 sui consigli di zona, perché se fosse applicato quello lì già saremmo avanti 100 anni. No? E non male che bisogna tornare nel 77 per essere avanti 100 anni. Non dovremmo nemmeno andare al 1923, quando tutta la periferia milanese era che però comuni in vista, con la propria amministrazione. E 23 potrebbe essere invece un buon ragionamento, tornare a... Sarà il ragionamento indubbiamente. Perfetto Walter, allora ti ringrazio tantissimo, come sempre tantissimi gli spunti che ci dai, anche però insomma dei pratiche e dei dati, e ci fai capire meglio e meglio cerchiamo come di documentare infatti ci racconti veramente nella pratica quello che succede nelle nostre periferie. Io ti ringrazio tantissimo, ci vediamo martedì prossimo sempre qua con un'altra puntata di Focus Periferie. Grazie mille Walter Cherubini, consulta Periferie Milano, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento torna domani sempre qui in diretta con Good Morning Milano. L'unica cosa vi dico, venerdì non saremo in diretta da qui perché venerdì ci sposteremo in centro a seguire la manifestazione per il clima che scende a Milano, la prima di una lunga serie di manifestazioni che dovrebbero portare poi speriamo di nuovo il tema dell'ambiente in alto nell'agenda politica, quindi noi saremo in piazza a seguire tutti gli svolgimenti venerdì 15 marzo. Grazie mille, arrivederci, a presto.